Cristiano Fiammingo, Johannes von Riesbruck, 1293-1301, mistico cristiano fiammingo, detto dottore ammirabile. A 11 anni abbandona la famiglia e si reca a Bruxelles, dove si pone sotto la guida spirituale di un suo parente, Johann Inchart, che conduce una vita ascetica. Diventato sacerdote a 24 anni, si dedica alla predicazione per contrastare il movimento ereticale del libero spirito, che in quegli anni si diffonde a Bruxelles. Nel 1343 si dedica ancora alla vita contemplativa con due suoi compagni nella foresta presso Grunendael. Lì viene raggiunto da alcuni seguaci, assieme ai quali fonderà un convento agostiniano. Perché? Commento. Perché chi sente il richiamo dello spirito molto precocemente non ha varianti a questa sua esigenza. Deve essere un sacerdote o un mistico. Non a caso la comunità fisica, che secoli fa era così pregna di religiosità, fatta intensamente quell'esperienza, vive adesso la religione della coscienza.